Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Illusione Barcaccio. Quest'oggi voglio parlare con voi di Siniša Mihajlović. Difatti, non è ancora ufficialmente iniziata la stagione e lui ha ripreso il suo tour, ok, di presentazione per andare a raccontarsi e per andare anche a sponsorizzare il suo libro. Difatti, nella giornata di ieri, ok, è stato ospite dell'evento culturale Liberi lì a Villa Pallavicini, va bene, e intervistato dalla Sabrina Orlandi, ok, ha rilasciato delle dichiarazioni che meritano appunto una lente di ingrandimento su costoro. Bene, quindi andiamo a vedere questo e andiamo anche a vedere qual è una voce di mercato che secondo me lascia veramente un'incognita su quello che hanno in mente i nostri dirigenti. Prima però di iniziare, Amrakman, miei cari avventori, clic tasto rosso, iscriviti al canale dell'Illusione Barcaccio, condividi questo video, questo luogo con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu e non solo, perché ti ricordo che questa sera ci sarà Italia-Spagna e dopo faremo qui sopra il canale il commento post partita, quindi avvisa tutti e lascia subito un mi piacino ai video dell'Illusione Barcaccio, importantissimo per sostenere gratuitamente il canale. Bene, allora iniziamo. Come detto, ieri è stato ospite all'evento culturale Liberi a Villa Pallavicini Mihajlović e ne ha proferite delle interessanti. Andiamo però a vedere quelle che a noi interessano, ovvero quelle sul Bologna Football Club. Dice che faremo quello che ci siamo detti, ci divertiremo. Se dovessimo cedere un giocatore e ne cederemo solo uno, arriverà un titolare. Europa? No. È complicato, ma possiamo stare a sinistra e vincere qualche partita importante. Poi spero possa tornare la gente allo stadio, divertirci assieme e che possano essere contenti anche i tifosi nel vederci. Queste le prime dichiarazioni, poi ne seguono delle altre, ma fermiamoci un attimo su queste. Abbiamo già tirato un attimino la cordicella già al ribasso, va bene, perché mi sembrava a memoria che nelle precedenti dichiarazioni di Mihajlović fosse stato perentorio. Quest'anno non abbiamo scuse, disse quando appunto comunicò che sarebbe rimasta a Bologna e disse che appunto avremmo ottenuto e fatto qualcosa di importante. Adesso siamo già Europa, è difficile, Europa no di sicuro, ok? Però possiamo stare alla parte sinistra. Magari quando il mercato sarà chiuso e avrà visto che magari non gli è stato preso Tizio al posto di Caio, gli è stato ceduto Sempronio e non è arrivato quello che lui riteneva un titolarissimo, magari sarà anche difficile stare nella parte sinistra della classifica e magari alla vigilia di Bologna-Empoli ci toccherà sentire che l'Empoli è una squadra tecnicamente superiore alla nostra. Tocchiamoci già adesso quindi i marroni. Poi dice un'altra cosa molto interessante che spero di ritrovare in fretta, altrimenti ve la racconto io. Ecco, su Arnautovic, gli chiedono di Arnautovic e lui si deve ancora svincolare, ma lo prenderemo. Ci serve uno come lui perché appunto dice che uno come lui porta sana ignoranza in squadra ed è quello che manca appunto a questa rosa. Al che mi fa aprire un capitolo, anzi due. Uno riguarda il fatto, dichiarazioni abbastanza importanti, perché quando dice che nonostante ci sia un contratto ancora in essere con lo Shanghai e che Arnautovic comunque lui confida si svincolerà nei giorni prossimi, sono dichiarazioni abbastanza aggressive. Mi metto nei panni ad esempio del DS, del patron della squadra cinese, che molto probabilmente, mi auguro, non arriveranno mai a conoscere queste parole, questa intervista,
Però insomma sono parole che andrebbero evitate a mio modo di vedere, tant'è vero che nei giorni scorsi Sabatini e Bigon evitarono di dire questo perché potrebbe portare una sorta di stizzimento da parte della squadra cinese, dovesse appunto arrivare alle loro orecchie tali parole. Vabbè, detto questo, ok, c'è anche da dire un'altra considerazione che secondo me va fatta. Quando Mihajlovic dice che qua a Bologna siamo pieni di bravi ragazzi, perché proprio sono le sue parole, dice qua a Bologna abbiamo una rosa fatta di bravi ragazzi e ci serve qualcuno che porti quella sana ignoranza, così che io, dice, io Mihajlovic non sia l'unico e il solo a portarla. Però, allora, mi vengono in mente le parole di Marco Di Vaio, quando disse a BFC Week, parlando appunto di come si selezionano i giocatori qui a Bologna, lui disse proprio espressamente che non ci si ferma solamente al lato tecnico, ma si cerca anche di valutare il lato caratteriale e psicologico del giocatore, e a livello teorico sono parole che io sottoscrivo, anzi l'ho sempre detto, e laddove a Bologna si facesse veramente così, tanto di cappello. Il problema è che i fatti discostano un attimo da quelle che sono le parole. Guarda caso, non succede mai qua a Bologna, d'altronde, però in questo caso è un caso eccezionale successo, no? Quindi quando Mihajlovic dice che siamo pieni di bravi ragazzi ma che manca quella sana ignoranza, anche qua attenzione ad usare le giuste parole, io dico. Così come Sabatini, secondo me, sbagliò a definire quello che manca a Bologna, cos'è che disse? Prepotenza, arroganza, ok? Quelle caratteristiche lì. I rissaioli, disse, mancano i rissaioli, la sfacciataggine, ecco. Disse che manca sfacciataggine e prepotenza. Secondo me, attenzione, io dico, non manca questa roba qui, non manca l'ignoranza, manca l'essere professionisti, non confondiamo queste cose qua. Roger Federer, secondo voi è una persona che si può definire sanamente ignorante, si può definire sfacciato, si può definire arrogante, si può definire prepotente? Basta conoscerlo, io non lo conosco, basta vedere i fatti di quello che racconta la sua carriera, assolutamente no. E voi direte, lui giona, quello è tennis, non puoi paragonarmi il tennis, l'indotto del tennis, lui giona, l'indotto, ok? Però, allora facciamo un altro spaccato, se non vi piace Roger Federer, prendiamo, che ne so, Lampard, Gerrard, ma anche lo stesso Andrea Pirlo, prendete tutti quelli che volete, ma non sono, cioè, essere ignoranti, sana ignoranza, ma che cosa vuol dire? La sana ignoranza non porta a vincere le partite, la sfacciataggine non porta a vincere le partite, la prepotenza non porta a vincere la partita. Le partite le portano a vincere i giocatori professionisti, quei giocatori che guardano sempre all'obiettivo oltre, che non spengono a un certo punto della stagione, ok, l'interruttore, perché dopo l'interruttore a riaccenderlo, se non sei un campione per l'appunto, non ci riesci, ok? Quindi quello che manca a questi giocatori, semmai, è l'ambizione di arrivare, è l'essere professionisti a tutto tondo, è il volerci credere. Non manca la sana ignoranza. Questo è un mio, almeno è un mio credo, ne sono proprio fermamente convinto, e appunto stavo dicendo, le parole di Di Vaio discostano con quella che poi è la realtà, perché vedendo quello che è successo l'anno scorso, fermiamoci alla scorsa stagione, dove dopo la Spezia, dove abbiamo vinto 4-1 mi sembra, praticamente i giocatori sapevano di aver ottenuto la salvezza, l'interruttore si è spento e non si è più riacceso, non si è proprio più riacceso. Questa, a mio modo di vedere, è colpa del parco rosa, che è intriso di giocatori che evidentemente non riescono da soli appunto ad avere quel fuoco dentro, e soprattutto, lasciatemelo dire, è colpa dell'allenatore e comunque dell'ambiente, quindi della dirigenza, ma soprattutto dell'allenatore, che non è riuscito
tenere appunto la candela accesa, non è riuscito a tenere l'interruttore acceso. E guarda caso, adesso non per dire, ma l'anno scorso Mihajlovic ha fatto più di un'uscita veramente infelice ed era impossibile chiedere ai giocatori eventualmente di mantenere l'interruttore acceso. Quindi io dico a Mihajlovic: occhio, occhio, perché le parole hanno un peso, ok? Quindi occhio a dire certe chiose, perché qua altrimenti rischiamo di fare e reiterare gli errori dell'anno scorso, ok? Anche qua quando si dice non, l'Europa no, cercheremo di stare a ridosso delle prime sette, perché queste sono le sue parole nella giornata di ieri. Occhio, perché qua si va sempre a ribasso. Se poi un giocatore ti ascolta prima, ti ascolta adesso e ti ascolterà tra due mesi quando dirai un'altra cosa, occhio, perché poi non chiediamoci come mai non riusciamo a tenere l'interruttore acceso, eh? Bisogna avere integrità, ok, in quello che si dice, una certa linearità, ok? Perché altrimenti chi ti ascolta, ok, anche se non ha capacità di fare chissà quali collegamenti, ma inconsciamente comunque il messaggio arriva, ok? Quello che appunto provoca è uno scarico di tutte le motivazioni. Bene, detto questo, andiamo sulla buttata di mercato, che però è più di una buttata in quanto la danno come un'indiscrezione abbastanza certa, nel senso che addirittura dicono che sia stata formulata l'offerta nei confronti di un giocatore in Turchia che si chiama Dimitrios Pelkas, un giocatore che gioca nel Fenerbahce, e uno fin qua dice, beh, bene, no, vuol dire che è un giocatore che ha 27 anni, quindi uno dice, bene, stiamo cercando di migliorare la rosa con giocatori fatti finiti, bene, è vero, bene, però c'è un particolare. È un trequartista, ok, è un trequartista e una seconda punta primariamente, poi qualche volta sporadicamente ha giocato come ala sinistra. L'unica volta che ha giocato come ala sinistra nella sua maggioranza di partite è stato proprio lo scorso ultimo campionato, dove si è dispiegato per 20 volte su un totale di 32 presenze, ok, come ala sinistra e sporadicamente come ala destra, però primariamente un trequartista, una seconda punta, al che mi chiedo. E ha fatto 32 presenze, 7 reti e 8 assist lo scorso anno. Però la domanda che io mi faccio è: ma che cosa ci serve? Minuto di silenzio. Perché allora, se noi giochiamo col 4-2-3-1, il trequartista è Soriano. Vogliamo panchinare Soriano? Lo vogliamo portare alla mediana insieme a Scouten, vedendo Svanberg? È questo quello che si vuole fare? Sarebbe un errore, ce ne rendiamo conto. Lo vogliamo comprare come ala sinistra? Ma non abbiamo Musa Barro. Vogliamo portare Musa Barro a giocare punta centrale e mettere a destra, all'ala destra, Arnautovic? A mio modo di vedere sarebbe un errore. Vogliamo far giocare Pelkas alla destra vendendo Orsolini? Ok, io dico, c'è un problema nella carriera, da quanto pare, adesso faccio un bilancio complessivo, ma ad ala destra, adesso vi dico se riesco a trovarla, ecco, alla destra su 283 partite ha giocato 24 volte questo ragazzo. Non mi sembra il suo ruolo naturale. Vogliamo andare a spendere 7-8 milioni di euro, perché questa è la cifra, tra l'altro, di cui si parla, per un giocatore che non sarebbe neanche di ruolo? Al che io, veramente, a questo punto, ci sono tante zone di campo: la porta, la difesa centrale, il difensore sinistro, l'attacco, l'attaccante, che andrebbero appunto rinforzate, e noi che cosa facciamo? Andiamo a spendere 7-8 milioni di euro su un doppione che non ci serve? Spero non sia vera questa storia, perché altrimenti ci sarebbe veramente da porsi milioni di domande. Staremo a vedere, fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo di Pelkas e soprattutto a riguardo delle parole del Mihajlovic, con quella sua sana ignoranza che lo contraddistingue. Bene, miei cari avventori, attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui sull'Isola Barcaccio di nuovi video, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.